L'ultimo corso di Roland Barthes al Collège de France porta il titolo La preparazione del romanzo. Proprio all'inizio, quasi per un presagio della morte imminente, Barthes doveva morire poco dopo, Barthes evoca il momento della vita in cui si comincia a capire che essere mortali non è più un sentimento vago, ma un'evidenza. E insieme ricorda la decisione presa qualche mese prima di dedicarsi alla scrittura in modo nuovo, di scrivere, cito, come se non l'avessi ancora mai fatto. Il tema del corso corrisponde in qualche modo alla decisione. Barthes lo compendia nella formula voler scrivere, vouloir écrire, che designa, dice, il periodo mal definito e mal studiato che precede la redazione dell'opera, proprio viene prima quindi dell'opera. In particolare, poiché il corso è dedicato alla preparazione del romanzo, Barthes evoca, senza approfondirlo, il problema del rapporto tra quello che lui chiama il fantasma del romanzo, le note preparatorie, i frammenti, gli appunti e infine il passaggio dal romanzo frammento al romanzo vero e proprio. Purtroppo questo tema, che Barthes stesso descrive come importante e mal studiato, viene subito abbandonato da Barthes. Si poteva aspettare che entrasse profondamente nel problema, invece Barthes curiosamente passa a trattare una forma poetica giapponese, yaiku, che al contrario, essendo un genere poetico che noi conosciamo solo nella sua forma rigidamente codificata, è quanto di più adatto a studiare il problema del prima. Io userò quindi questa formula prima del libro, antes del libro, per riferirmi a tutto ciò che precede il libro, l'opera ultimata, a quello strano limbo, quasi un pre o submondo di fantasmi, schizzi, appunti, quaderni, bozze, brogliacci, borradores, fotos, appuntes, ai quali la nostra cultura non è mai riuscita a dare uno statuto legittimo, né una veste grafica adeguata. Probabilmente, io credo, perché sulla nostra cultura, sulla nostra idea di creazione e di opera, pesa il paradigma teologico della creazione divina del mondo, di quel fiat immediato, incomparabile, che, come suggeriscono i teologi, non è un facere di materia, non ha una materia che lo precede, è un creare ex nihilo, quindi una creazione che non è preceduta da alcuna materia, ma non solo, che si compie quindi senza esitazioni, senza ripensamenti, per un atto gratuito e immediato di volontà. Questo significa che prima di creare il mondo, Dio non ha preso appunti, non ha fatto bozze. Anzi, forse voi non sapete che il problema di prima della creazione, cioè la domanda su che cosa facesse Dio prima di creare il mondo, è in teologia un argomento proibito, severamente proibito. Il Dio cristiano è a tal punto un Dio costitutivamente creatore che i pagani e gli gnostici si divertivano, sapevano questo, e chiedevano ai cristiani: ma il vostro Dio che faceva prima di creare il mondo? E questa era una domanda imbarazzante. Agostino, per esempio, risponde ironicamente, con una minaccia che però nasconde una difficoltà: Dio tagliava delle canne per bastonare coloro che pongono domande illecite. Ecco, però appunto, malgrado, anche Lutero ripete la stessa frase, allora, malgrado queste proibizioni teologiche, in realtà anche in teologia le cose non sono così semplici. Secondo una tradizione di origine platonica,
che doveva però esercitare una grande influenza sulla, almeno sulla concezione rinascimentale della creazione artistica, Dio possedeva da sempre nella sua mente le idee di tutte le creature che avrebbe creato. Anche se non si può più parlare proprio di una materia o di un abbozzo, però vi è in Dio qualcosa che precede la creazione, un prima immemoriale dell'opera, che è questa idea della creazione. E lo stesso nella tradizione ebraica, e la Kabbalah conosce una tradizione secondo cui che Dio abbia creato il mondo dal nulla significa in realtà che il nulla è la materia da cui Dio è creato. I cabalisti trasformano il nulla in una materia. Quindi creare dal nulla significa creare da questa nulla materia. Quindi la creazione divina nella Kabbalah è materiata di nulla. Ecco, su questo oscuro premondo, su questa materia impura e proibita, io vorrei oggi provarmi a gettare uno sguardo. Innanzitutto, ecco, proprio per mettere in questione il modo in cui noi siamo soliti concepire questo prima della creazione. Credo che una delle mie intenzioni è quella di revocare, mettere in questione il modo in cui noi ci rappresentiamo il primo. Vorrei quindi cominciare da 1927, quando un grande filologo italiano che si chiamava Francesco Moroncini pubblica la sua edizione critica dei Canti di Leopardi, un classico. Ecco, questo è un libro molto curioso perché è la prima volta in cui, invece a limitarsi di dare il testo critico di ogni poesia, di ogni poema, il filologo qui invece riproduce non soltanto attraverso tutta una serie di accorgimenti tipografici il manoscritto, la sua versione originaria, quindi con tutte le varianti, le note, le cancellature, le citazioni, le postille, ma oltre a questo va indietro e pubblica anche le prime versioni, i primi appunti e anche quando esiste quello che poi nella filologia leopardiana si chiama il getto in prosa, cioè una specie di nucleo, di frammento in prosa che è la prima apparizione. E questo è un libro molto interessante perché all'inizio il lettore è disorientato perché era abituato a quelle poesie celeberrime per un italiano, l'infinito, le ricordanze, che era abituato a vedere come un testo unico e chiaro, si dissemina in una molteplicità di versioni dei testi. Ho menzionato questo, che poi nella filologia leopardiana si chiama il getto in prosa, questo abbozzo in prosa, che in alcuni casi ci è stato conservato. Ecco, una prima domanda: come dobbiamo considerare queste enigmatiche, qualche volta sono 20 righe, qualche volta 2 pagine, che contengono il nucleo magmatico e ancora ardente, e quasi il vivo embrione della poesia? Come si devono leggere? Si devono leggere con un occhio al testo compiuto, per cercare di vedere come un organismo perfetto abbia potuto svilupparsi da un frammento insignificante, oppure, come forse è più giusto, come spesso facciamo, in sé stessi, come se contraessero, come anzi se queste poche righe contraessero miracolosamente in sé tutto. Il problema si complica ulteriormente se pensiamo anche tanto in letteratura, ma anche nelle arti visive, no? Tutti quegli schizzi e abbozzi in cui spesso al getto originario, al frammento originario, non ha seguito un'opera. Spesso noi abbiamo conservato, per esempio, schizzi di pittori per un progetto che poi non è stato eseguito. E lo stesso avviene in letteratura, per esempio i diari di Kafka. Se voi avete mai letto i diari di Kafka, ricorderete che per buona parte sono fatti di frammenti, di progetti, di abbozzi, di novelle, racconti, testi apologhi che non sono stati
quindi che esistono solo come getto di cosa. E qui appunto, che cosa differenzia questi frammenti da un'opera compiuta? Non è facile, ma per esempio anche, non so, prendiamo i cahiers, i quaderni di Simone Veil, che sono appunto dei quaderni che contengono soltanto una serie infinita di frammenti, di appunti, di abbozzi. Però questi quaderni di Simone Veil, per chi li conosce, sapete che sono considerati forse come la sua opera più importante. Ci sono degli autori la cui opera più importante è fatta di appunti, di frammenti. Edgar Wilde, in quel piccolo capolavoro, cioè il libro Arte e Anarchia, ricordava per esempio che i romantici, la Schlegel e la Novalis, consideravano che i frammenti erano più importanti delle opere, quindi cercavano di dare alle loro opere la forma del frammento. Poi per citare una cosa che tutti conoscete, quale deve essere l'intenzione di Michelangelo quando decide di lasciare incompiute, non finite, le sculture della Sagrestia Nuova? Che statuto dobbiamo dare a queste statue volutamente lasciate da finire? Come spesso avviene, a questa, io credo che questo sia, questo corrisponda oggi proprio un mutamento, una trasformazione del nostro modo di considerare l'opera. E uno dei sintomi più evidenti di questo è che nella scienza che si occupa dell'edizione critica dei testi, che si chiama ecdotica, non so come si dice in spagnolo, come la scienza che si occupa di come si deve fare l'edizione critica di un testo, e negli ultimi 30 anni c'è stata una trasformazione completa. La filologia era abituata prima al modello dell'edizione critica lacmaniana, come si dice il nome del filologo, che mirava alla ricostruzione di un testo critico unico e possibilmente definitivo. Questo è il testo critico della tale poesia di Leopardi o di Pindaro. Però invece, da una 30 anni, le cose sono cambiate completamente. Hanno cominciato i filologi, i propri filologi tedeschi. Se qualcuno di voi ha visto la grande edizione delle poesie di Hölderlin, è finita ormai già da qualche anno, ecco, qui non c'è un testo critico. Il metodo di Moroncini è stato spinto all'estremo, e quando invece di una singola poesia voi vedete tutte le varie versioni, qualche volta sono 5, 6, una dopo l'altra, e nessuna ha lo statuto di privilegiato di testo finale. Lo stesso ora sta avvenendo delle opere di Kafka, l'edizione che è in corso, l'edizione critica che è in corso ora dell'opera di Kafka, è lo stesso criterio, non ci sarà un testo critico, ci saranno i manoscritti riprodotti come sono, qualche volta con difficoltà estreme, perché viene di varianti concettuali. Io credo che questo è un sintomo molto curioso, non è il cambiamento del nostro modo di concepire un'opera. E di reso questo corrisponde a una cosa che i pittori anche hanno familiare. James Lord, che ha posato per un famoso ritratto di Giacometti, nel suo libro appunto che ho pubblicato in cui racconta la storia di questo ritratto, dice che Giacometti diceva sempre che lui non finiva mai un quadro, lo abbandonava. Io credo che sia, io penso che soprattutto è anche un'opera di pensiero. Infatti mi mettono sempre in sospetto i libri in cui ci sono delle conclusioni. Io credo che non si può terminare né concludere, si abbandona. A un certo punto si capisce che si deve abbandonare. Ecco, però allora, se questo è vero, credo che sarà allora lecito parlare non soltanto di un problema del prima dell'opera, ma anche un problema del dopo dell'opera. Perché altrettanto, no, se una volta che lo statuto dell'opera, il suo statuto di opera terminata è messo in questione, non solo il prima cambia, ma anche il dopo. E infatti, se ci si riflette, ci sono altrettanti. Nel 427, 3 anni prima della sua morte,
Agostino pubblica, che aveva una spalla d'opera enorme, scrive un libro che intitola Retractationes. Il termine retractazione, credo in spagnolo, retractazione, oggi ha invece un senso negativo, quello giuridico, no, di ritirare o dichiarare una testimonianza, oppure ha un senso peggiorativo, no, di rinnegare, smentire ciò che è stato scritto. Invece nel titolo di Agostino, retractationes, significa semplicemente trattare di nuovo. E che cosa fa Agostino in questo libro che è estremamente interessante? Torna sui libri che ha scritto, su tutti i libri che ha scritto, uno per uno, e con grande umiltà ne considera i limiti, cerca di chiarirli. Questo non era proprio quello che volevo dire, vorrei dire quest'altro, quindi in qualche modo li continua. Quindi se noi consideriamo le opere di Agostino tenendo conto, cosa che di solito non si fa, delle retractazioni, non ci sono libri di Agostino, perché lui qui li ha modificati. Molti secoli dopo, dal 1888 al 1889, Nietzsche ripete esattamente il gesto di Agostino, però con una intenzione emotiva di segno opposto. Pubblica quel libro che conoscete, Ecce Homo, che è un libro di retrattazione dei suoi libri. Sceglie questa parola, che sapete, Ecce Homo è l'espressione con cui Pilato presenta Cristo nudo e flagellato, coronato di spine, agli ebrei. Quindi Nietzsche torna come Agostino sull'opera, questa volta con intenzione un po' contraria. Mentre Agostino cerca di mostrare i limiti delle sue opere, come voi sapete, in Ecce Homo invece Nietzsche fa una specie di torna sulle sue opere per glorificarle, per così dire, per suggerire, e per suggerire soprattutto con autorità l'autor, come i lettori devono leggere. Questo libro qui voleva che questo, voi dovete leggerlo così e così. Quindi ancora una volta l'opera non è finita. Quindi in entrambi i casi la ritrattazione suppone che un autore possa continuare a scrivere i libri anche dopo averli pubblicati, come se rimanessero fino all'ultimo frammenti di un'opera in corso, di un work in progress, che tende per questo a confondersi con la vita. Adesso questo sì, c'è un racconto che mi è sempre piaciuto molto, si racconta che Bonnard, andava nei musei dove c'erano i suoi quadri, e quando il guardiano non vedeva prendeva un pennello e commentava, continuava a correggere i suoi quadri. Ecco, quindi voi vedete, la creazione non è compiuta, anche la creazione del mondo non è compiuta, continua infinitamente. Infatti c'è questa idea anche dei teologi della creazione continua. Se Dio non continuasse a creare il mondo, tra gli scrittori e i cineasti italiani del Novecento ce n'è stato uno che ha praticato molto questa ritrattazione in tutti i sensi del termine, anche quello tecnico giuridico, ed è Pierpaolo Pasolini. Però nel Pasolini la ritrattazione assume forme paradossali, perché non soltanto ha ritrattato alcune opere nel senso di rinnegarle, però nel 1992 noi vediamo che l'editore Einaudi pubblica col titolo Petrolio una voluminosa opera postuma di Pasolini. Ecco, un libro, non so se conoscete, che lo sapete, che è composto da 133 frammenti e annotazioni critiche e una lettera a Alberto Monaria. Lettera importante perché Pasolini in questa lettera spiega come ha concepito questo romanzo, che chiama romanzo. Però dice subito, non è scritto come sono scritti i romanzi veri, ma come un saggio, una recensione o, dice, un'edizione critica. Ecco, quest'ultimo
riflessione è molto importante, molto illuminante. Cioè, infatti un appunto del 1973 di Pasolini precisa che, cito, tutto petrolio dovrà presentarsi sotto forma di edizione critica di un testo inedito di cui sopravvivono solo frammenti, in 4-5 manoscritti. No? Qui la coincidenza quindi tra opera compiuta, la confusione tra opera compiuta e opera non finita è assoluta. L'autore scrive un libro in forma di edizione critica di un libro incompiuto. Soffermo su questo, ho fatto questi sette estremi per capire, appunto, per farvi capire come la consistenza e la finitezza, la compiutezza di un'opera sia oggi diventata, non solo oggi, cioè da tempo in realtà, diventata proprietà. E credo che appunto questi casi, ho fatto questi esempi perché ci permettono di misurare, quello che qui mi interessa, l'insufficienza delle categorie attraverso le quali la nostra cultura è abituata a pensare proprio lo statuto ontologico dell'opera. Questo mi interessa, non perché non sto dicendo che bisogna fare come ha fatto Pasolini, però mi interessa mettere in questione le categorie mentali con le quali la nostra cultura ci ha abituato a pensare l'opera. A partire almeno da Aristotele, noi pensiamo l'opera, i greci chiamavano l'opera ergon, come relazione tra due concetti o due momenti, la potenza e l'atto, il virtuale e il reale, in greco dynamis e energia. Ecco, l'idea corrente che noi consideriamo in fondo senza neanche rendercene conto come normale, è che l'opera, l'ergon, l'opera compiuta, risulta da un momento precedente possibile, virtuale, che poi trapassa in atto, si realizza e si compie in un'opera. Attraverso un atto di solito si dice di volontà, perché volontà nessuno ha mai capito cosa. Volontà è una parola che nessuno ha mai capito cosa significa. Ecco, quindi, se mettiamo in questione questo modello, questa idea di una potenza che si trasferisce nell'atto,